È passato più di un mese e mezzo dall'ultima volta che ho parlato dell'invasione dell'Ucraina e da allora sono successe un sacco di cose, sia dal punto di vista geopolitico, ma soprattutto dal punto di vista tattico-strategico. Quindi per farla breve vediamo cosa diavolo è successo in questo mese e mezzo. Sigla! Ora, se voleste seguire più approfonditamente la cosa, ecco qualche fonte veloce. Ci sono i rapporti quotidiani dell'ISW, i thread su Twitter degli analisti Kamil Galev e Sergei Sulemny, oppure gli interventi settimanali su Medium di Tom Cooper. Poi ci sono gli speciali del colonnello Reisner dell'esercito austriaco e quel pazzo assurdo di Parabellum che non molla neanche per sbaglio. Questo prendetelo più che altro come un grosso ripassettone. Quindi, in generale, che succede? Vi ricorderete che fallita l'operazione a nord, con perdite insostenibili, i russi si erano ritirati e si erano riposizionati qui, a est, per scagliare la grande offensiva del Donbass. Questo perché? Perché, come detto altre volte, visto che è così difficile prendere tutta quanta l'Ucraina, che resiste a un livello inimmaginabile e incalcolabile rispetto alle previsioni, almeno cercare di rosicchiare gli oblast, ossia sostanzialmente le regioni, del Donetsk e del Luhansk, che sono appunto quelle zone principalmente russofone dove si combatte la guerra civile dal 2014. Insomma, la Russia cerca di prendersi almeno quest'osso molto più gestibile al posto di aver causato a caso migliaia di vittime e una distruzione mostruosa. Poi certo, ovviamente non è una cosa fatta a caso. Se per caso Putin riesce a prendersi questa parte dell'est dell'Ucraina e tutto quanto il corridoio a sud, quindi arrivando fino a Odessa, riuscirebbe a tagliare fuori l'Ucraina dal Mar Nero, ma al tempo stesso privare dell'Ucraina, quindi dell'Occidente, un sacco di territorio dove coltivare il famoso grano. Ricordiamo che l'Ucraina è il quinto esportatore mondiale di grano, oltre a una serie di strutture per la produzione e la lavorazione di ferro, nickel, un sacco di cose importantine. Ora, dalla ritirata di aprile erano passate settimane in cui il fronte era rimasto virtualmente immobile e i russi, oltre a riposizionarsi, avevano cominciato un'intensa operazione di bombardamenti lungo tutta la linea del fronte, cercando di trovare un punto abbastanza fragile dove poter sfondare. Forse si aspettavano di sfondare da qui, a Izium, e chiudere gli ucraini da sud, oppure da qui, a Lyman. Non si conoscono davvero i loro piani, ma dopo settimane di bombardamenti e assaggi, in cui tra l'altro perdono la vita migliaia di russi, in realtà non tanto russi ma di abitanti della Russia, delle province più sperdute, si riesce a trovare un punto dove sfondare. Ed è molto meno ambizioso, ma funziona. I russi riescono a sfondare qui, a Popasna, ed è qui intorno, in questa sacca, che si crea quello che i giornali internazionali chiamano il calderone o il tritacarne, ossia dove i russi vogliono stritolare le forze ucraine, in particolare nelle città di Lysychansk e Severodonetsk, divise appunto dal fiume Donets. Ora, queste due città non sono particolarmente rilevanti o popolose. Per fare un paragone con l'Italia, sono città come Terni o Piacenza, però sono le ultime due città importanti dell'oblast di Luhansk. Una volta che hai finito di prendere queste città, hai finito di prendere tutto quanto l'oblast. E così comincia la battaglia, e ci saranno perdite estremamente pesanti sia da una parte che dall'altra. Diventano particolarmente virali i video degli scontri ripresi da alcuni americani della Brigata Internazionale. Fuck you! Ora, dettaglio interessante. La vedete questa strada che vi ho segnato in blu, che va dritta verso il calderone, precisamente vicino alla zona occupata dai russi? Ecco, quella è la strada T-1302, la principale strada che gli ucraini utilizzavano per rifornire le truppe all'interno del calderone, fino a Severodonetsk. E tra maggio e luglio gli ucraini e i russi si sono macellati per questa strada, che ovviamente è importantissima. Io ogni giorno leggevo dei bollettini proprio su questo piccolo pezzo di strada che veniva catturata, liberata, occupata, eccetera. E intorno a questa strada c'è anche un dibattito, perché secondo alcuni la strada è stata lasciata libera dai russi per permettere agli ucraini di far passare uomini e mezzi da far poi stritolare all'interno del calderone del tritacarne. Secondo altri invece sono stati gli ucraini che sono riusciti a tenere i russi a distanza. Mi sembra una di quelle cose per cui se lo crediamo agli ucraini ti diranno una cosa, se diranno ai russi te ne diranno un'altra. Anche se effettivamente la cosa migliore sarebbe proprio quella di chiederla ai russi, perché la risposta è tipicamente l'esatto opposto di quella che ti danno. Basta, vaffanculo. Basta! Passano i giorni e i combattimenti si fanno sempre più intensi e dopo un mese e mezzo la città di Severodonetsk cade e i russi non si fermano. Hanno fatto il giro e attaccano gli ucraini da nord, da est e da sud. In poco più di una settimana anche Lysychansk cade. Così i ceceni di Kadyrov, usati non tanto in combattimento ma come polizia militare e propaganda, possono mettersi in posa per fare i video celebrativi. Thank you.
e quindi la tenaglia comincia a chiudersi intorno alla città e agli insediamenti vicini e di conseguenza comincia la ritirata degli ucraini. Ora, quello che sappiamo è che alcune truppe sono riuscite a ritirarsi con un certo ordine, quindi con i loro mezzi, con l'equipaggiamento, svuotando i magazzini, ma invece molti altri uomini sono semplicemente scappati, proprio perché i russi hanno colpito con forza, hanno preso due città. D'accordo, non è un caporetto, ma si tratta comunque di un colpo bello pesante che ha costretto gli ucraini a ritirarsi ancora più indietro. Ed è molto probabile che in questa fuga si siano lasciati indietro un sacco di cose, tra materiale bellico e soprattutto uomini, magari lasciati lì, catturati dai russi. E si tratta tra l'altro di battaglioni, di reparti dell'esercito professionale ucraino. Quindi la perdita potrebbe essere abbastanza importante. E quindi com'è la cosa? Com'è che si stanno organizzando adesso gli ucraini? Che cosa faranno? Beh, tenete in considerazione che io sto registrando questo video intorno al 10 luglio, 11 luglio circa, quindi non si sa esattamente che cosa accadrà, ma per ora si pensa che accadrà questo. Negli ultimi giorni pare che ci sia una pausa tattica da parte dei russi, probabilmente per riorganizzarsi e riposare dopo aver preso città grandi come Piacenza e Forlì. Quindi gli ucraini stanno reimbastendo la loro linea difensiva. E dove? Secondo gli austriaci, gli ucraini potrebbero montare già una prima linea più immediata tra tre città, Siversk, Bakhmut fino a Pivnike, seguendo quindi il corso del fiume Bakhmutovka. Oppure potrebbero attestarsi ancora più indietro in questa falce, una linea che comprenderebbe le città di Sloviansk, Kramatorsk e altri tre centri urbani connessi da un affluente del fiume Donets. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, ma in ogni caso questo argomento lo freddiamo un istante, ci servirà per dopo. Ora però la cosa importante da notare sono le perdite. Tutti quanti gli analisti sono d'accordo nel dire che questa qui è una guerra di logoramento, quindi chi resiste di più vince. E certamente la Russia sta accusando il colpo, lo racconto ogni volta. I prezzi interni che aumentano, nominalmente in default, disoccupazione, eccetera eccetera, ma soprattutto dal punto di vista militare è devastante. Stanno diminuendo le riserve missilistiche russe, per dirne una, stanno diminuendo sempre di più, proprio perché la Russia appunto bombarda tantissimo. E in questo periodo stanno utilizzando sempre meno missili ad alta precisione, chiamiamoli così, e stanno invece sfruttando roba che avevano in magazzino, tipicamente appunto vecchia roba sovietica, come i famosi KH-22. Vi ricordate quando il 27 giugno i russi avevano bombardato il centro commerciale di Kremenchuk, uccidendo 20 persone? Ecco, lo avevano fatto proprio con due KH-22. Volevano colpire un deposito di munizioni qualche chilometro più indietro, ma i missili hanno preso in pieno il centro commerciale, uccidendo appunto 20 innocenti. Poi, lo sapete, i russi hanno perso migliaia tra carri armati, mezzi di combattimento, trasporto, truppe, ma soprattutto hanno perso migliaia e migliaia di uomini, proprio di soldati. Che sia la cifra più conservativa, secondo il governo inglese, di 20.000 morti accertati, o la cifra degli ucraini, che parlano di quasi 40.000 uomini messi fuori combattimento, si tratta comunque di un'ecatombe, tra l'altro anche un affronto per un paese del genere in questo contesto storico. Io infatti, come al solito, non posso non sottolineare quanto sia assurdo tutto questo, soprattutto per come ci immaginavamo essere la Russia e per come la Russia si raccontava, no? E come ce la raccontavamo noi sui social: ah, la Russia è il secondo esercito più forte del mondo, i russi sono buoni, ma se li fai arrabbiare ti possono prendere l'Ucraina. E poi sono costretti a bombardare le città, violentare, massacrare i civili, gettarli in fosse comune e accusare almeno 20.000 morti. E passare più di un mese e mezzo per prendersi delle città come Terni e Piacenza, con tutto il rispetto per Terni e Piacenza. Ma a parte quello che può subire la Russia, ovviamente l'Ucraina è tutta un'altra cosa. Ad oggi sono fuggiti dal paese più di 12 milioni di ucraini, un abitante su quattro. Il paese è ridotto in macerie per danni da centinaia di miliardi di dollari, la loro industria è a pezzi e l'economia devastata. A prescindere da come finirà, gli aspettano decenni di ricostruzione, disoccupazione, crisi economica e una devastante piaga sociale di traumi fisici e mentali. Poi certo, tutti quanti sappiamo che è colpa di Zelensky perché non ho amici, eccetera, eccetera. Il punto è che diventa molto facile perdere una guerra di logoramento quando il tuo paese è devastato, e l'odio nei confronti del nemico può fare, certo, ma probabilmente fino a un certo punto. Infatti, nonostante l'eroismo, nonostante la lotta feroce degli ucraini e non solo, e nonostante le armi occidentali, ultimamente le cose per l'Ucraina non si stanno mettendo così bene. E noi tra l'altro ne parliamo pochissimo e come al solito ci impelaghiamo con le solite cagatine della nostra politica interna. Però da un certo punto di vista ho cominciato a capirlo, perché probabilmente di queste cose ne abbiamo bisogno, perché ci aiuta a staccare il cervello, a non pensare troppo a delle cose veramente serie.
Ora, con l'aumento dei prezzi, con l'aumento dell'inflazione, vi starete rendendo conto che i nostri investimenti stanno andando un po' a quel paese. E se pensate che l'inflazione sia pericolosa, allora immaginatevi un hacker che utilizza le nostre password per entrare nei nostri profili e fare un sacco di cose terrificanti. Per esempio accedere ai nostri conti online, furto di identità, furto classico, oppure i ricatti. Tipo avete la vostra azienda che promuovete su Instagram, ve la prendono e poi vi chiedono il riscatto. Tutte quante cose di questo tipo, no? Belle. E come saprete, non è difficilissimo per gli hacker prendere le nostre password e utilizzarle contro di noi, anche perché molti di noi hanno questa folle abitudine di utilizzare la stessa password per più account, più servizi, più applicazioni, e come dargli la stessa chiave per più serrature. Ma questo non sarà più un problema se utilizzerete NordPass, lo sponsor di oggi. Che cos'è? È uno strumento di cybersicurezza e quello che fa è appunto gestire le nostre password. Su NordPass possiamo archiviare tutte le password che vogliamo in un unico posto senza fatica, e grazie a ciò possiamo accedere ai vari siti con le password salvate senza dover ogni volta inserire le credenziali. Poi possiamo controllare la qualità delle nostre password, se sono state usate su più account, se sono vecchie e inefficaci, oppure possiamo lasciare che sia NordPass a generarne di nuove per massimizzarne la sicurezza. E in caso di data breach, NordPass ci avvertirà immediatamente. C'è la versione base, che è gratuita e va benissimo, ma se volete c'è anche la versione a pagamento, che è la versione figa con le cose fighe, come appunto lo strumento per l'analisi della sicurezza delle password. E costa pochissimo, ovviamente. Tra l'altro, poi, visto che è estate, io sono riuscito a farmi dare una promozione speciale unica per me e voi altri della squadra, essenzialmente. Ossia, utilizzando il link qua sotto in descrizione, utilizzando il coupon GioPizzi, avrete un mega bonus pazzesco, per cui avrete il piano biennale più un mese gratis al costo di meno di un caffè al mese. E a questo punto è un insulto non proteggere qualcosa che vale così tanto pagandolo veramente così poco. Quindi dai, belli, dai, che è importante. Il link è qua sotto in descrizione. NordPass, proteggi le tue cose! Dicevamo, nonostante la resistenza furiosa degli ucraini, gli ultimi sviluppi tattico-strategici non sono eccezionali, e appunto per l'Ucraina le cose non si stanno mettendo così bene. E quindi la domanda diventa: ma scusa, ma come mai? Eppure stiamo inviando un sacco di armi. Ed è vero! Negli scorsi video avevamo parlato dei pezzi d'artiglieria M777 da 155 mm, pezzi da lunga gittata superiore a molta dell'artiglieria russa. E oltre a ciò, gli americani, tra le tante cose, hanno mandato alcuni HIMARS, sistemi di lanciarazzi multipli su ruote, famosi per precisione, lunga gittata e la capacità di lanciare per poi levarsi immediatamente dalle scatole prima che il nemico reagisca. Ed effettivamente hanno fatto il loro porco lavoro. Dovrebbero essere arrivati la prima settimana di luglio e hanno fatto un gran lavoro nel far saltare diversi depositi di munizioni russi, come questo qui nel Donetsk. Lo so, è una figata, ma il problema è che gli HIMARS per ora sono troppo pochi. E per quanto riguarda l'artiglieria, con i pezzi da 155, ricordate, i cieli sono pieni di russi e stanno diventando molto bravi nello scovare i 155 per farli saltare in aria. Infatti, uno dei problemi principali è questo. Proprio per il rischio di venire individuati, gli ucraini devono stare molto attenti per quando e quanto sparano, anche perché se un pezzo viene anche solo danneggiato, non è detto che gli ucraini abbiano le parti per ripararlo in breve tempo in Ucraina, al posto che spedirlo indietro in Polonia dalla NATO. Quindi, a prescindere, si tratta di un elemento estremamente debilitante per una guerra di logoramento. Perché è anche questo il problema. Noi gli stiamo inviando un sacco di armi, stiamo facendo tra l'altro una fatica enorme nel portargliele, ma queste armi, anche quando arrivano, non sono abbastanza. La Russia ha una disponibilità gigantesca e possono fare delle cose che gli ucraini non possono permettersi, per dire, dare il cambio ai soldati che combattono. Per questo motivo gli ucraini continuano a chiederci altre armi, perché di nuovo non bastano. Infatti, qualche settimana fa, Mikhailo Podolyak, consigliere personale di Zelensky, è stato molto chiaro e ha presentato una lunga lista di armamenti di cui l'Ucraina ha bisogno per fermare i russi. Ed effettivamente, i mezzi e l'equipaggiamento promesso o già consegnato è nettamente inferiore rispetto alle necessità degli ucraini. Nello specifico, si tratta principalmente di artiglieria e carri armati. Quindi il problema sono la mancanza di mezzi ancora insufficienti, le problematiche dell'utilizzo sul campo, ma soprattutto ormai anche le perdite. Di nuovo, noi non sappiamo militarmente quanti uomini ha perso l'Ucraina con precisione. Le dichiarazioni del governo ucraino di recente parlavano di circa 10.000 morti e il doppio, se non sbaglio, di feriti. Ma le stime americane a fine aprile parlavano di almeno 20.000 morti.
Ma il problema non riguarda soltanto la quantità. Ora, rispetto a diversi anni fa, anzi da quando la Crimea era stata occupata, l'esercito ucraino ovviamente si è trasformato, anzi è diventato un vero e proprio esercito. Ricordate, quando avevano preso Sevastopoli, l'esercito ucraino non ha mosso un dito, anzi l'Ucraina aveva lasciato mano libera a montagne di miliziani armati dei movimenti di estrema destra, spesso legati a tifoserie, insomma, la roba che ci piace tanto. Ma nel corso del tempo, dei finanziamenti americani, inglesi, l'esercito ucraino è stato costruito e si è creata un'importante parte professionale che tra l'altro combatteva la guerra civile, ovviamente, no? A rotazione. Quindi andavano, facevano il cambio, combattevano, fantastico. Ma dopo 4 mesi di guerra, la parte professionale dell'esercito, anche in seguito a quest'ultima caduta, a quanto pare è stata debilitata non poco e le perdite sono altissime, sicuramente in questa parte professionale. Di nuovo, non sappiamo ancora con precisione quanta parte dell'esercito professionale ucraino c'è ancora e non è tutto quanto in mano alle reclute o comunque degli anziani, però... Sì, insomma, è stata sicuramente un'importante legnata. Per dire, dall'inizio dell'offensiva i russi hanno subito sì delle perdite, ma sono riusciti a rinforzarsi con altri uomini, mentre l'Ucraina, non ancora, di fatto subendo una perdita netta dei propri battaglioni. Ma non per questo intendono fermarsi. Infatti torniamo alla discussione di prima riguardo a dove si stabilirà la nuova linea difensiva ucraina. È opinione abbastanza comune che sceglieranno la prima opzione, ossia non quella della falce a Kramatorsk, ma quella immediatamente dietro Severodonetsk. Ed è ovviamente una linea costruita per perdere meno terreno possibile, anche a costo di una difesa molto più dispendiosa, sia per uomini che per mezzi. E come mai si pensa che gli ucraini faranno così? Perché è un po' quello che hanno fatto gli ucraini fino adesso, ossia appunto cercare di difendere più terreno possibile. E tra l'altro dobbiamo provare a metterci in testa, dobbiamo provare a metterci nei pantaloni della dirigenza ucraina, quindi anche di Zelensky. Anche volendo cedere del territorio ai russi, sia tatticamente, poi andare indietro per tornare avanti, sia politicamente, appunto per degli accordi, ecco, pensateci un istante, dopo migliaia di morti tra militari e civili, dopo milioni di profughi e una distruzione del paese totale, potrebbe essere non così facile decidere di dire... Sì, vabbè ragazzi, ma diamoglielo lo stesso, tanto abbiamo perso, quindi diamogli... Che problema c'è, no? Se sei il capo e il tuo popolo ha subito così tanto dolore, tutta quanta sofferenza, e poi gli dici, no ragazzi, glielo dobbiamo dare, cioè se questi qua poi non li impiccano è un miracolo. E poi chi lo sa, magari sono anche convinti di vincere sul serio. E infatti la narrativa che continuano a usare è quella del non vi preoccupate ragazzi, vinceremo, continuiamo ad andare all'assalto. Ed effettivamente stanno andando all'assalto. Infatti mentre i russi aggredivano nell'est il Donbass, gli ucraini stavano aggredendo con 2 altre offensive, a nord e a sud. A nord gli ucraini sono riusciti a spingere i russi lontani dalla città di Kharkiv, quindi impedendogli di piazzare artiglierie con cui circondare e bombardare la città. Ma soprattutto a sud gli ucraini da 2 mesi continuano a spingere da Mykolaiv per riprendersi Kherson, la prima città di dimensioni medie a cadere in mano russa. C'è da dire che non è un'avanzata rapida, ma di certo è costante. Infatti ora bisogna capire che cosa hanno intenzione di fare i russi. Hanno finito di prendersi l'oblast di Luhansk. Adesso cosa faranno? Spingeranno per prendersi l'altra metà dell'oblast di Donetsk? Oppure si ridispiegheranno a sud per spingere da Kherson, prendersi Mykolaiv, poi Odessa e appunto prendere tutto quanto quel pezzo di terra che permette all'Ucraina di affacciarsi al Mar Nero e quindi prendersi tutto quanto il territorio, il grano, il nickel, il ferro, le acciaierie, eccetera, eccetera? Non si sa, lo vedremo in realtà abbastanza presto. E invece il resto del mondo occidentale? Beh, visto che l'Ucraina continua a chiedere altre armi, il mondo occidentale non vede perché non dovrebbe dargliele. Gli americani non accennano a diminuire il volume di armi richiesto da Kiev, tutt'altro. Solo la settimana scorsa gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di ulteriore materiale bellico per un valore di 400 milioni di dollari, in particolare per inviare altri HIMARS, che si sono appunto dimostrati avere un valore tattico pazzesco. Altri aiuti dall'est Europa, primi tra tutti la Polonia, la Repubblica Ceca, ma soprattutto il Regno Unito, che fa un passo in più. Infatti in queste settimane in Inghilterra, gli istruttori britannici stanno addestrando quasi 2500 reclute ucraine, proprio perché l'obiettivo dichiarato dal Regno Unito è di mandare in Ucraina ogni 120 giorni almeno 10.000 reclute addestrate. Non deve correre buon sangue tra russi e inglesi. In ogni caso, ragazzi, questo è quello che avevo da raccontarvi oggi. Qua sotto in descrizione trovate tutte quante le fonti, trovate il colonnello, trovate l'ISW, trovate il mio libro, perché estate, comprate il mio libro, mi raccomando, che fa bene la salute, non accendete il condizionatore, perché... Perché abbiamo poca energia. Abbiamo poca energia. Io sto per svenire. Tutti quanti stiamo per svenire. Fa un caldo pazzesco. Faranno 2 miliardi di draghi prossimamente. Che figata. Di draghi, non gradi. Di draghi. Faranno 1 miliardo di draghi.
Va bene, grazie. Grazie mille, ragazzi. Ci becchiamo ancora. E come al solito, peace out. Sì, eh. Sì, eh.